Buongiorno ragazzi, buongiorno. Il vlog di oggi verso Pietrasanta con Reschimica inizia adesso. Sono partita con la mia valigia direzione Stazione Centrale di Bologna, dove poi ho incontrato Sara di Mashi Design, che si è fatta il viaggio con me ed è stato davvero molto divertente perché ci siamo conosciute molto bene e l'adoro tantissimo. Ecco, infatti poi appena siamo arrivati a Pietrasanta abbiamo fatto una seconda colazione lampo. E siamo poi subito andati a vedere la sala dove avremmo iniziato il nostro corso. Qui stavo dando una sbirciatina al materiale che Reschimica aveva preparato e avevo gli occhi a cuoricino perché non vedevo l'ora di provare tutti questi materiali. E poi abbiamo finalmente iniziato il primo step del corso col maestro Antonio Lucchinelli, che ci ha spiegato tantissimo del suo lavoro. Infatti ora vi lascio qualche clip in cui ci stava un po' parlando di sé e io sono rimasta veramente molto innamorata perché è sempre fantastico conoscere la vita di un artista che fin da giovane ha fatto dell'arte la sua vita in generale e un po' come ho fatto io, quindi ho adorato molto. In questo caso troveremo un'altra soluzione nella gomma, cioè andremo a tagliarmi formulato questa gomma e basta che utilizzeremo durante questo corso. Ho lavorato fino a 19 anni a Pietrasanta, ho collaborato con i più grossi artisti contemporanei, Botero, Mitorai, Ho Giacunz. sbirciato meglio un po' tutti i materiali che avremmo utilizzato al corso e ho anche scoperto che avremmo conosciuto un nuovo materiale che a fine video vi faccio scoprire perché è stato l'ultimo step del nostro corso di formatura. Quindi state attenti perché secondo me questo materiale vi piacerà tantissimo. Queste sono un po' tutte le cosine che abbiamo realizzato e quello è il gufetto che ho modellato e stampato in 3D con la mia stampante 3D per questo corso. Ha un pochino sulla pancia perché all'interno ci ingloberò varie cose. Questa era un po' tutta la sala e abbiamo iniziato il nostro corso. Questa sono io che mi stavo divertendo cercando di capire se stessi inquadrando per bene. Questo appunto è il gufetto che vi dicevo, e poi il maestro uno ad uno ha cercato di capire assieme a noi il nostro progetto, dandoci i primi spunti sul come posizionare la scultura per fare lo stampo. Infatti, a me ha dato un pezzettino di creta da mettere sul retro del mio gufetto in modo da rialzarlo e poter appunto mantenerlo fermo. Ed è stata una piacevole scoperta sapere di poter utilizzare questo materiale per realizzare stampi, perché appunto la creta non va ad attaccarsi assolutamente in nessun modo agli stampi. Quindi è stata una bella scoperta. Qui lo stavo facendo aderire per bene, e poi primo passaggio con la R Wax Release e uno spray che ci permette di non far appiccicare la gomma alla nostra creazione. Questo passaggio poteva anche non essere fatto, ma visto che ognuno di noi aveva materiali diversi e non si sa mai come la gomma si comporti con questi materiali, era molto meglio andare appunto a spruzzare questo distaccante. E poi siamo passati al silicone R15 spennellato a pennello. E il maestro ci ha spiegato che in questo modo andiamo a riprendere con fedeltà tutti quei piccoli dettagli che a volte non ci vengono bene. Ok, primo bagno nella gomma, fatto. Questo è il momento, l'abbiamo fatto tutti. Ora dobbiamo aspettare che asciuga il primo strato. E mentre aspettavamo l'asciugatura del primo strato, ci hanno portato a visitare la fonderia a conduzione familiare, dove abbiamo letteralmente respirato arte a 360 gradi. Vi devo dire la verità, qui mi è quasi scesa una lacrimuccia, ero veramente molto emozionata perché vedere artisti di questo calibro, che di quest'arte, di questa loro passione, ne fanno un vero e proprio lavoro da generazioni e generazioni e generazioni. Mi ha davvero emozionata tanto perché è un po' quello che cerco di fare io nella mia vita. Ci hanno fatto vedere anche tutto il procedimento della cera persa, che è un procedimento molto lungo, non sto qui a spiegarvelo, però ne sono rimasta veramente molto affascinata. E anche qui vedere gli artisti al lavoro è stato veramente molto molto emozionante. E oltre a questo, ovviamente, vedere le opere enormi, come delle vere e proprie sculture gigantesche, come vengono realizzate passo passo, mi ha aperto davvero tantissimo gli occhi, perché spesso una cosa che noi ingenuamente facciamo è quella di dar per scontato il lavoro che c'è dietro a questa tipologia di opere, mentre guardate qua la meraviglia della. Io spero tantissimo che riusciate attraverso il video a respirare anche voi l'arte e la passione e l'amore che si percepisce così come l'ho percepita io visitando la fonderia. È stato veramente molto carino, molto bello, e loro qui praticamente ci hanno spiegato
che appunto il corso che noi stiamo facendo oggi è quello che fanno poi anche loro, quindi ovviamente un po' più in grande rispetto a noi, però questo è proprio il procedimento. È stato veramente fantastico, ne sono uscita molto arricchita da questa piccola visita alla fonderia, oltre ad avermi rifatto gli occhi. Questa era una statua gigantesca, qui il signore che vedete di lato stava passando alla lucidatura, è una statua di, non mi ricordo, uno sheik forse arabo, che appunto di cui appunto avevano commissionato questa mega statua che vale tantissimo, mentre quest'altro invece è un monaco coreano che andrà invece esposta al Vaticano, e qui avevamo loro, cioè sono stata ore a guardarli perché purtroppo ancora non ho mai visto dal vivo l'originale, ma vi devo dire anche questa copia fedelissima mi ha emozionato parecchio, è stato bellissimo vederne le forme. E qui appunto ci sono io che ho cercato di immortalare un attimo me, che qua io stavo trattenendo le lacrime, stavo davvero trattenendo le lacrime, ero molto molto emozionata, però guardate con che mani abili e sapienti questi artisti lavorano a pezzi di marmo, cioè ma vi rendete conto che qui partiamo da pezzi di marmo informi e questo è ciò che ne esce. Siamo appena tornati dalla fonderia ed è stato stupendo, vero Sara? È stato bellissimo, è stato troppo bello e ora siamo pronti per la seconda parte di corso sul nostro stampo, dove nel frattempo si è tutto asciugato, però è stato veramente emozionante e bellissimo. Scusate, momento social, ci siamo! Toccato, ecco. Ci siamo, siamo pronti, siamo carichi. Carichissimi, anche se non abbiamo mangiato, no, io ho mangiato. Mente sapendo di mentire. Esatto. Vabbè, ci siamo. Siamo affamati invece. Affamati e accaldati. Sì, però guarda che figo che è qua. È bellissimo. Bene, ci divertiremo un sacco. Guardate che carina. In camera con Umbi. Ciao. E siamo già qua. Le finestre sono molto belle. Mi piace questo celestino. Molto molto carino. E stiamo cercando di sistemarci. Sì, più che altro non c'è il phon. E abbiamo dei mini shampoo. No, io ce l'ho lo shampoo grande. Brava Nina, vedi? Quindi le muoio. È un problema di te. Nei momenti di pausa poi eravamo in questo bellissimo giardino esterno di questo monastero dell'Ottocento fantastico e a cena ci hanno portato qui in questo localino bellissimo e ogni sera siamo usciti tutti assieme a visitare Pietrasanta, che anche qui si respira che è una città d'arte, c'è arte in ogni angolino, è pieno di gallerie, sembra anche una piccola Bologna per via della torre e del Duomo vicino, però è stata veramente molto emozionante, molto carina, una piccola bomboniera. Qui c'erano anche tantissime statue molto particolari e quindi siamo stati molto contenti di girare anche Pietrasanta, perché ecco, come potete vedere, in ogni angolo trovi sculture oppure trovi negozi comunque di artigiani, quindi artisti davvero fantastici e ci siamo divertiti davvero tantissimo. Buongiorno ragazzi, stamattina abbiamo iniziato la prima parte del corso col maestro. Ho sentito un bel di sottofondo, stiamo un attimo su istanza e sta cantando a squarcio. Comunque, siamo un attimo salite in camera adesso perché abbiamo fatto un momento di pausa dalla prima parte di stesura della gomma che avete visto nel corso appunto col maestro Antonio e siamo un attimo salite in camera perché ora fra poco andiamo a pranzo. E un attimo giusto così di pausa, abbiamo ancora i nostri grembiuli bellissimi della Res Academy, perché non mi ricordo se qui nel video ve l'ho detto, ma con questo corso Res Chimica lancia ufficialmente anche la nuova bellissima Res Academy, con cui ci porterà. Capite? Che devo vivere la mia vita con lui, tutti i giorni della mia esistenza. Andiamo a cucinare, bake off, raga! Stiamo facendo bake off. Rest off. E quindi sto dicendo che ha lanciato Rest Academy e noi adesso scendiamo per vedere se si pappa. Ma ci prendiamo una proofer prima, no, per sicurezza? Stasera, okay. Per dormire meglio. E poi dopo ci portano alla fonderia, giusto? Sì. E vi faccio vedere. No, me lo chiede. Però dopo vi faccio vedere
Che meraviglia. E stiamo letteralmente respirando arte in questi giorni. Ma poi devo dire che tutta Pietrasanta è arte in ogni, sì, in ogni angolino. Ed è proprio bello. Comunque, le installazioni stupende. Dovete venire a Pietrasanta. È davvero bella, veramente, veramente. La mia Liguria. Ah no, la mia Toscana. Vieni a Pietrasanta. La mia Toscana. Vieni a Pietrasanta. Oh, siamo appena tornati dalle Tuilerie, è stato stupendo. Mi è piaciuto tantissimo a tutti. Sì, era troppo, era emozionante, veramente emozionante. Poi anche le persone che ci lavorano. In realtà pensi, oddio, delle persone lavorano a queste cose. Che state facendo? Parlando dell'esperienza poi in Alaska. Cioè, vedere come vengono realizzate le statue che vediamo nelle piazze, quei monumenti giganti, effettivamente non ti chiedi, ma la gente come fa a fare? Sì, tu vedi Broughton Beach e ti rendi anche conto che sottovaluti il lavoro che c'è dietro. È stato bellissimo, veramente stupendo. E poi io sono con la mia signorina, che è lì. Che ha lavoro adesso. Si sta divertendo a guardare la sua... No, in realtà io sto spellando il mio pennello da silicone. Guarda, guarda il silicone che ha preso tutte le sette. Abbiamo capito che la mia signorina ha un fetish per il silicone. Oh, le pinne delle sirene! Cioè, vedi che ragazzi, abbiamo appena scoperto come fare la texture perfetta per le pinne delle sirene. Dei pesciolini o pesciolini, se volete fare. Come scopriamo? Ma che devi fare? Ti fa più una texture? Gomma? Beh, hai capito tu? Però è negativo. Sei arrivata tu, certo, a questa cosa. In negativo ci metti. Ah, e comunque io indosso orecchini Nina Kirsch. Scusate, c'è una modella super gnocca. Guarda come le va bene. Aspetta, vi faccio il close up. Gli... Cioè, guardate. Scusate. Ehi, stanno proprio bene. Per la donna che non deve chiedere il tango. Esatto. Ora invece passeremo ad utilizzare la gomma in pasta, vediamo un po' come, e utilizzeremo questa, la il silicone R Sculpt. Vedi. Allora, il prossimo... Ok, prima di iniziare a prendere la gomma dobbiamo avere anche uno spazio accanto a dove la andiamo a usare. Voi dovete farlo sulla carta di fare una palletta da 100 grammi. 95. Sì, va bene, 95, certo. Qui è molto ovvio, E poi quando hai fatto la tua palletta da 100 grammi, prendi il tuo catalizzatore, ci metti sopra 5 grammi. Ok, e vedete 5, sì, 5 grammi. E vedete che viene una cosa. 109 fa te. Ora verso l'alto. Ok, quindi continuiamo. Esatto, da sotto. Ok, quindi anche sotto, per esempio qua lo spessore è sempre. Se qui ne vedo parecchio, di. Dici tutta questa. Secondo passaggio è stato questo invece con la gomma in pasta con cui abbiamo totalmente rivestito tutta la nostra creazione. Qui vi ho velocizzato un po', ma in realtà ci siamo stati delle ore perché il maestro ci ha spiegato che questo passaggio era uno dei più fondamentali e infatti il mio stampo alla fine è venuto un po' troppo sottile. Ha funzionato, spoiler, però è venuto un po' troppo sottile. Qui eravamo quasi alla fine e siamo andati praticamente a realizzare dei tagli su quello che sarà lo spazio che apriremo per far fuoriuscire la nostra creazione. Questo passaggio è anche stato molto molto ansioso perché avevo tantissima paura di sbagliare. Poi vanno aggiunte queste piccole lamelle. Dovevamo iniziare ad usare la Shield Resin e un materiale che non avevo mai provato in polvere, che ha poi un catalizzatore a parte che ci serve per creare il controstampo. Questo passaggio è veramente stato stupendo, è stato molto rilassante perché ci si sporca le mani, si impasta, si liscia, si lavora, però è stato veramente troppo rilassante. Poi ci siamo divertite tantissimo. La mia compagna di banco era Sara di Mashi Design, sempre, che ho adorato tantissimo, infatti insieme ci siamo aiutate anche a creare tante clip belle per voi.
anche perché appunto volevo farvi vedere come si comporta questo materiale. L'abbiamo poi spennellato prima a pennello, sempre per lo stesso motivo di prima, dovevamo andare a farlo andare in ogni piccolo intasso della gomma, e sì, questo materiale ovviamente poi si andrà a staccare dalla gomma. È stato veramente molto rilassante, veramente tantissimo. Questa sono io che mi rilasso a spennellare con Sara, che gentilmente mi ha fatto un po' di clip, e sono veramente rimasta troppo, 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 troppo rilassata. Questa è Sara che dà un bello spat sulla stampa, è troppo carina. E poi ho trovato questa sua clip e quindi Sara l'ho messa dentro. Mi dispiace, anche se non volevi, io ti ci ho infilata. E questo appunto era il passaggio più rilassante, lavorare a mano questa sheer resin. Wow ragazzi, è stato troppo, troppo, troppo bello, veramente fantastico. In generale devo dire che se Res Academy proporrà nuovamente questo corso, ve lo straconsiglio, ed è un corso assolutamente anche di livello base, perché sappiate che questa cosa io non l'avevo mai fatta, ci sono comunque riuscita, e comunque al corso c'erano persone che non avevano mai toccato resina o mai toccato gomme siliconiche e questi materiali, quindi a maggior ragione Res Academy promuove dei corsi per tutte le basi di lavoro, insomma, quindi non c'è assolutamente bisogno di aver paura. Qui il maestro Antonio mi stava aiutando a forare la shield resin una volta appunto asciutta, e grazie a questi fori poi saremmo andati a chiudere il nostro guscio, il nostro controstampo. Anche mangiare. Vedo? E si evidente così. Perché c'è ora c'ha più gomma nella pancia. Ah no, beh, questa forse se ne viene anche facilmente. Apposta. Io faccio sostegno morale. Grazie. Io e Sara abbiamo appena scoperto i nostri stampi. No, vabbè, cioè, io innamorata. Innamorata.